Bentrovati a questa edizione di Livigno Holiday News. Oggi parliamo di telemark perché Livigno è una delle capitali mondiali di questo sport. Tanti anni fa, infatti, un gruppo di amici proprio di Livigno ad aprile si sono ritrovati a sciare da soli in un contesto paesaggistico e di neve ancora stupendo, e quindi si sono detti: perché non creare un evento che possa portare a Livigno anche ad aprile tanti appassionati di questo sport. In poche parole, così è nata quello che ai tempi si chiamava la Schieda e che oggi è diventato il Free Hill Fest. Dal 6 al 13 d'aprile ci sarà la 19ª edizione. Abbiamo sentito uno degli organizzatori per capire meglio quali saranno le sorprese di questa nuova edizione di Free Hill Festival 2013. Tutti gli anni il Free Hill propone un tema rinnovato, nuovo, per quanto riguarda l'intera manifestazione di una settimana. Quest'anno l'idea è di continuare quello che abbiamo già iniziato un po' di anni fa, e quindi il discorso del sostenibile. Abbiamo proposto il recycle, il riciclo, e quindi il tema sarà tutto improntato sul riciclo delle vecchie edizioni per quanto riguarda, diciamo, il mondo del telemark e il mondo del freehill e della schieda, e invece per l'ecosostenibilità eventualmente anche l'uso minimo di quello che è impatto e altre azioni che andremo poi a delineare nel tempo. Sono attesi tanti telemarkers come sempre qui a Livigno. Quali sono i punti, da dove i paesi, da dove provengono per la maggior parte? Quest'anno ci saranno anche degli atleti di spicco, degli opinion leaders di questo settore? È diventata una manifestazione a livello mondiale, la più grossa a livello mondiale, porta più in media dai 1200 ai 1500 personaggi telemarker che arrivano un po' da tutto il mondo, da 21 nazioni, arrivano dei personaggi che sono molto conosciuti nel mondo della montagna, nel mondo dell'outdoor soprattutto, nel mondo del freeride. Sono molto conosciute le guide, che sono delle guide di riferimento per questo mondo, e si divertono a fare un po' di tutto perché praticano dallo sci-alpinismo all'alpinismo al freeride, e durante questa settimana si dedicano completamente al telemark. Una delle caratteristiche di questa manifestazione è stata sempre quella di coniugare l'aspetto sportivo anche a un aspetto culturale e anche festaiolo. Negli anni si sono sviluppate delle vere e proprie tradizioni come la festa del fuoco, eccetera, eccetera. Quest'anno ci dobbiamo attendere qualche novità? No, direi che per quanto riguarda il freehill abbiamo sempre cercato di mantenere una linea continua di avvenimenti e di proposte in linea con quella che è stato invece l'evento clou, che è quello che avviene ogni 5 anni, che è l'evento schieda. Nel decimo abbiamo rinnovato un po' tutto il programma, e poi, diciamo, c'è stato un po' un copia e incolla del programma per gli altri 5 anni, dopodiché il quindicesimo stessa storia. Il prossimo anno ci avviciniamo al 20° e ci sarà effettivamente un'idea di grande rinnovamento per quanto riguarda la 20ª edizione. L'Alta Valtellina e Livigno sono lo scenario dei nuovi spot Audi che sono stati girati a gennaio proprio qui a Livigno, anche nello snowpark del Mottolino. Immagini che fanno il giro del mondo e che fanno sognare gli appassionati di snowboard e di freeski.
È tutto per questa edizione di Livigno Holiday News. Arrivederci alla prossima dal Best European Resort.